tempo malandrino ci ha fatto spostare e rispostare più volte tutti gli allestimenti. Io vorrei fare un ringraziamento particolare a Tullio De Mauro per il regalo che ci ha fatto e la città di Conversano intera è grata e tutto il popolo del Festival di Lector in Fabula. Si parlerà di cultura, di conoscenza, di sapere e Tullio De Mauro lo farà insieme a Giuseppe La Terza. Io non mi dilungo, lascio subito la parola e buon ascolto. Buonasera, grazie a Filippo Giannuzzi. Entriamo subito nel merito della parola di cui parliamo con Tullio De Mauro, in quest'oretta che abbiamo a disposizione prima dell'incontro col ministro Clini. Credo che ciascuno di noi, che è qui stasera, sia venuto conoscenza, abbiamo incontrato in questi anni qualcuno dei dati tanti dati che periodicamente si trovano sui giornali, nei libri, in televisione, riguardo all'arretratezza dell'Italia, al nostro paese, nei vari indici che si pubblicano sui livelli di conoscenza, a partire da quelli che riguardano le conoscenze che si apprendono in infanzia, adolescenza, a scuola, a quelle che riguardano la lettura, i libri, i giornali. Sapete per esempio che i libri, qui al Festival se ne parla molto, se uno prende un indice relativo a quante persone hanno letto almeno un libro in un anno, la media europea è intorno al 57-58 più o meno, i paesi del nord, la Norvegia, la Finlandia, arrivano al 70-75, cioè 75% almeno persone hanno letto almeno un libro. In Italia siamo sotto al 50, alcune statistiche dicono il 45, il 43, ma insomma siamo decisamente sotto, quindi meno della metà degli italiani ha letto o dichiara, perché appunto come giustamente dice De Mauro, dichiara perché già c'è una percentuale proprio. Poi ci sono i cosiddetti lettori deboli, cioè vai a vedere esattamente, dice, ma cosa hai letto? Dice, ma ho consultato le pagine gialle, oppure c'è un libro di ricette che mi ha lasciato la nonna, oppure non so. E i giornali, qui ci sono degli indici interessanti sulla lettura dei giornali, con differenze molto importanti. Per esempio, considerando le copie per abitante, le copie vendute quotidiane per 1.000 abitanti, in Norvegia siamo a 561, in Giappone siamo a 555, in Germania 283, negli Stati Uniti 191, scendiamo in Ungheria 161, in Italia 103. Una coppia ogni 10 abitanti. Qualcuno dice no, è pessimistico, è un po' di più, ma insomma più o meno questo. La stessa cosa vale per la frequenza ai musei, la stessa cosa vale per il cinema, la stessa cosa vale per la musica, la stessa cosa vale per internet. Se paragoniamo l'uso che fanno di internet in altri paesi, gli stessi paesi in cui si legge di più, si leggono più libri, si leggono più giornali, anche internet. C'è un uso in Italia molto più debole, scarso, un uso anche limitato magari a Facebook piuttosto che la posta elettronica. Quindi diciamo tutti gli indici, tutta una serie di indici che hanno a che vedere con la conoscenza sono bassi e, cosa non secondaria, qualche anno fa con De Mauro in un forum sul libro facemmo proprio il paragone con questo. In parallelo, se uno guarda gli indici che riguardano l'attività e l'innovazione dal punto di vista economico e sociale, l'Italia ha gli stessi posti, cioè anche nella competizione globale, nella capacità di fare impresa, le
la creatività. Pensate, per esempio, uno degli indici più impressionanti di cui si parla in questo libro, intervista fatto da Mauro, che si chiama La cultura degli italiani, è quello che riguarda i brevetti. In Italia si fanno ogni anno mediamente 750-800 brevetti, in Spagna, che è un paese paragonabile a noi, se ne fanno circa, se ne consegnano, se ne depositano circa 2.000, ma se uno va alla Francia, all'Inghilterra, alla Germania, si arriva a 12.000, 13.000, vi rendete conto quel rapporto? I brevetti sono una spia, un segnale importante dell'innovazione. Allora, stasera l'occasione preziosa di parlare di questo, della parola conoscenza, con una persona come De Mauro che ha dedicato tutta la sua vita al tema conoscenze e soprattutto al tema di come queste conoscenze si diffondono, si moltiplicano, si condividono. De Mauro, linguista, ha sempre insegnato all'università questa materia, ha scritto tanti libri sull'uso della lingua, sulla storia della lingua, uno in particolare che si chiama Storia linguistica dell'Italia unita, quindi non una storia della lingua in Italia, ma una storia linguistica dell'Italia, cioè una storia dell'Italia attraverso la lingua, perché la lingua appunto consente di conoscere e capire tante cose. Ma De Mauro si è occupato anche molto di tanti altri ambiti, in particolare della scuola. Non solo è stato ministro della pubblica istruzione, ma se n'era occupato già molto prima della scuola, e anche di questo poi parleremo un po'. E quindi, come dire, la sua curiosità si è rivolta a tanti ambiti. Da ultimo, lo dico perché è una cosa anche curiosa e interessante, si occupa il presidente del premio Strega, che come sapete è un premio letterario molto importante, e quindi deve tenere a bada i miei colleghi editori, che tengono moltissimo che i loro libri abbiano il premio, perché poi questo significa diffondere, eccetera, no? Allora, la prima domanda che volevo fare a De Mauro era questa. Ieri sera c'è stato un interessante incontro con Gherardo Colombo, che ci ha spiegato come secondo lui al centro della Costituzione c'è un concetto molto importante, cioè la pari dignità delle persone. Stamattina io non c'ero purtroppo, ma Eva Cantarella ha parlato di parole pubbliche. Ecco, allora la questione evidentemente è se ci può essere quale pari dignità se non c'è una conoscenza comune, una diffusione della conoscenza. Cioè la questione che volevo porre De Mauro è, tra quegli indici di arretratezza italiana rispetto ai paesi e il fatto che oggi l'Italia, ad esempio, è un paese che combatte la crisi con più difficoltà di altri, no? Ci viene detto lo spread ogni sera in televisione rispetto alla Germania, che sembra più forte di noi. Ecco, c'è un rapporto tra le due cose? C'è un rapporto tra la debolezza dell'economia, tra il fatto che per esempio i tassi di disoccupazione giovanili, stasera ci sono molti ragazzi, sono molto più alti in Italia che in altri paesi, e il fatto che noi abbiamo questa arretratezza della conoscenza? C'è una relazione tra le due cose? Perché non è sempre così ovvio, non sembra essere così ovvio il rapporto tra le due cose. Io racconto sempre una cosa che ho letto nel libro, poi a un certo punto Tullio parla di un test, fatto dei test di comprensione che si fanno in vari paesi per capire la cosiddetta literacy, cioè come io capisco un testo scritto, e si fa vedere quanti capiscono un certo testo e quanti altri non lo capiscono. Allora c'è una frase semplice, per esempio: il gatto miagola perché ha fame, e da questo test risulta che una quota molto alta, mi pare il 30% e passa, il 40%, non riesce a restituire questa frase una volta che ha fatto la scuola. Se non ha fatto la scuola, diciamo, coloro che non hanno avuto, come dire, che la generazione precedente, che sono passati molti anni, ha fatto la scuola e passati molti anni, si arriva al 60-70% di incapacità a restituire questa frase, cioè il gatto miagola perché ha fame. Naturalmente nessuno crede a questo, perché ci sembra un dato eclatante, eccessivo, mentre invece appunto i livelli di comprensione di un testo anche semplice in Italia, non parliamo della Costituzione, sono bassissimi. Che rapporto c'è tra questo e le difficoltà economiche in cui siamo? C'è il microfono. Mi piacerebbe essere breve, ma temo, insomma ci provo.
Beh, intanto la Costituzione aveva l'occhio lungo e i padri costituenti sapevano molto bene perché venivano, non erano polli di batteria, venivano dalle prigioni dove avevano incontrato la popolazione italiana, carceraria, dalla resistenza, dalla strada, dalle professioni. Quindi conoscevano bene il paese, avevano l'occhio lungo e sapevano che c'era un problema di ostacoli, così li definisce l'articolo 3, comma secondo, di ostacoli che impediscono due cose. Il pieno sviluppo della persona, da una parte, e dall'altra, correlativamente a questo, la pari partecipazione alla vita sociale e politica del paese. E adoperano una parola molto precisa, compito, e dicono è compito della Repubblica, cioè di tutto l'apparato pubblico, dal centro alle periferie, rimuovere questi ostacoli. Aneddoto. La Costituzione, come forse sapete, è scritta diversamente dalle altre leggi dello Stato italiano, è scritta in modo esemplarmente chiaro. Tuttavia, pensate a una persona come Di Vittorio, che era un bracciante, poi sindacalista, insomma, riteneva che la lingua la sanno i professori, i letterati, non lui. E quindi si affidano a un letterato di chiara fama, allora e ancora adesso lo ricordiamo, a Pietro Pancrazzi, per rivedere il testo della Costituzione una volta varato, una volta stabilizzato. E Pancrazzi fa una serie di interventi, adesso di altri, sempre su questa linea che vi dirò, taccio, ma è arrivato a questo compito, proprio all'inizio, lo corregge e vuole introdurre la parola è ufficio della Repubblica. E perché ti pare? Perché compito sa di scuola. E questo probabilmente è uno dei possibili inizi della storia. Un gruppo come i padri costituenti che ha l'occhio lungo e che vuole parlare nel modo più chiaro possibile, un letterato di chiara fama che vuole usare la parola latina, perché naturalmente officium in latino voleva dire proprio dovere, compito, ma ufficio in giro per il nostro mondo vuol dire c'è un ufficio in qualche posto che ha il compito, no? Cosa sarebbe, cosa avremmo capito? Non è che lo teniamo molto presente quell'articolo 3, comma secondo, ma chi venisse a conoscenza della formulazione con ufficio capirebbe che da qualche parte c'è un ente, un ufficio, un impiegato che cura la rimozione degli ostacoli. Neanche un giornalista inavveduto può pensare una cosa del genere. E dunque loro sapevano che c'erano dei dislivelli gravi e sapevano che uno, e alcuni di loro sapevano bene che uno dei dislivelli era quello della mancanza di livelli sufficienti di istruzione e di possesso della lingua. Questo sapere dei costituenti si è disperso molto rapidamente. Con la prima legislatura repubblicana già cominciano a cambiare le cose. Uno di quelli che sapeva era un grande archeologo, che non era stato nella Costituente, ma lo aveva nominato senatore a vita Einaudi. E nel 52. Allora corre, appena nominato, alla commissione istruzione del Senato
E mentre questi parlavano di altre cose, lui chiede di intervenire. Tutti pensavano che lui avrebbe parlato dei suoi lavori di scavo fondamentali nel recupero delle città greche e puniche della Magna Grecia. Ma scavando, negli anni 10-20, lui aveva scoperto qual era la condizione della popolazione che stava intorno agli scavi e che magari lo aiutava a scavare. E aveva scritto dei libri importanti, Il martirio della scuola in Calabria, per esempio. Allora va alla commissione di istruzione e dice: ma guardate, qui il problema numero uno è questo dell'analfabetismo. E racconta a Giuliana Limiti e ai suoi collaboratori, che lo guardavano come se fosse uscito pazzo, come si dice, no, dalle parti di Napoli. Che dici? Ma dove stanno gli analfabeti? E di lì a qualche anno l'Istat si decise a pubblicare i dati del censimento e scoprimmo questo, che eravamo un paese senza scuola, per il 60% non avevamo la licenza elementare e la metà circa si autocertificava come analfabeta. Questo è stato il nostro punto di partenza. Adesso un lavoro di un coreano e di un americano ci permette di capire meglio dove stavamo e dove stiamo, perché poi bisogna anche dare alla Repubblica quel che è della Repubblica e alla scuola della Repubblica quel che è della scuola della Repubblica. Allora, in base ai dati del censimento Istat del 1951, avevamo 3 anni di scuola, in media, 3 anni di scuola a testa. Un po' di noi, l'1% si era laureato, gli altri erano nella condizione che ho detto, la media era 3 anni di scuola a testa. Che cosa vuole dire questo numero? Perché i numeri così staccati, uno dice ma tanto poco. Dunque, 3 anni di scuola a testa era il numero di anni di scuola medio dei paesi sottosviluppati. I paesi sviluppati, precedentemente citati, del Nord Europa, degli Stati Uniti, del Giappone, navigavano allora già nel 1951 con 6-7 anni di scuola a testa. Quindi noi eravamo un paese sottosviluppato. O ci ricordiamo questo oppure non capiamo troppe cose che ci sono successe e vanno succedendo. Da questo stato di cose il coreano e l'americano ci dicono che l'Italia è faticosamente uscita, anzi ha fatto miracoli, perché a questo punto i paesi sottosviluppati hanno oggi, nel 2010-11, hanno 6-7 anni di scuola a testa, cioè hanno raggiunto i livelli scolastici dei paesi sviluppati di 50 anni fa. E l'Italia ha 12 anni e un mese di scuola a testa, e cioè che è l'indice quasi più o meno, con qualche mese di differenza, di scolarità media dei paesi sviluppati. Cioè c'è stata una grande corsa che la scuola è riuscita a fare e a farci fare. Questo non lo sanno gli insegnanti, non lo vogliono sapere, secondo me, perché si devono lamentare e credono che più, insomma, mentre se io non fossi pensionato oramai e fossi maestro o insegnante di scuola media, lancerei volentieri l'idea del teacher pride, della manifestazione di insegnanti che rivendicano l'orgoglio della loro condizione e di quel che hanno fatto. Ma chiudo, qui c'è qualche insegnante, io lo so, insomma, sono sempre sparsi tra di come gli esperantisti, sono nascosti, è vero, ci sarà qualche esperantista che ora mi chiederà perché non parlare tutti esperanto, che risolverebbe tutti i problemi. Vabbè, sempre l'americano che si chiama
Robert John Barrow, e il coreano, che si chiama Jong Hwa Lee, hanno fatto questo lavoro non perché si interessava la scuola, ma per rispondere, con, vedendo di 5 anni in 5 anni le correlazioni tra sviluppo dei diversi livelli di scolarità in 150 paesi del mondo, dal 1950 al 2010, le correlazioni di questo variare di livelli e variare dei redditi. E a questo punto lo stolido ex ministro dell'economia dovrebbe essere mandato, che credo sia anche un professore, mi pare alla Bocconi. Ecco, allora bisognerebbe che la trilaterale, che controlla la Bocconi, ma è un professore anche Monti lì, mi pare, che è un membro della trilaterale. Ecco, allora bisognerebbe che questi, perlomeno questo ministro, lo facessero andare a scuola, a studiare, diciamo, perché è quello che ha detto, con la cultura non si mangia. Se l'interpretazione è quella individualistica e privatistica, non c'è dubbio, è possibile non riuscire a mangiare con la propria conoscenza, ma per il complesso di una società oramai non ci piove, con la cultura si mangia, più crescono i livelli di istruzione, più cresce il reddito e più si mangia, a parte altre considerazioni collaterali su cosa significa in termini di coesione sociale, di partecipazione al lavoro collettivo, non lasciato ai soli insegnanti, di promozione delle condizioni di partecipazione alla vita politica del paese, che sono deficitarie da noi. Non mancano, c'è una parte della popolazione molto partecipe. Quelli che sono qua stasera, ma sono certamente milioni di persone, molto attente. E c'è una piccola indagine Istat, scusami, ma tu mi devi interrompere, insomma. Ecco, allora, c'è una piccola indagine Istat su da dove ricavi tu le informazioni politiche. Consiglierei la lettura, perché uno, io avrei risposto prima di vedere questa indagine, dalla televisione, cioè mediamente, è la televisione che ci, siamo convinti, ci imbonisce, ci spiega le cose. Ora la televisione ha un'enorme influenza su tutti noi, non c'è dubbio, ma è interessante, e in realtà le informazioni politiche noi le ricaviamo dalle conversazioni, dal tam tam, dal parlare con amici, in accrocchi, eccetera. Questo dice questa indagine. Più che non parliamo dei giornali, purtroppo l'ha già detto Giuseppe La Terza, perché una copia ogni 10 abitanti ti significa mediamente 3 lettori ogni 10 abitanti. Quindi siamo sempre a un terzo di popolazione che qualcosa riesce a fare con la carta scritta. L'informazione non viene né dai giornali né dalla televisione, l'informazione politica, ma ce la costruiamo tra di noi. E questo fa pensare che, nonostante le apparenze che alcuni di noi sottolineano con enfasi di inerzia, ma come mai la gente vota per un imbecille, un scalzone, l'estofante, fa un ragionamento e lo mette in discussione, e stiamo attenti, e così facciamo molto più largamente di quanto non si sarebbe sospettato senza questa piccola indagine. Però il passaparola, il parlare così non basta. Ci servono dei livelli molto, molto, molto più alti di formazione, e questi non ce li può dare solo la scuola, o per dir meglio, la scuola ce li può dare se opera in un ambiente che tutto quanto
sollecita il rapporto, con le col bisogno di tenere vive le capacità di leggere, scrivere e far di conto, perché le indagini, attenzione, di cui tu hai parlato, sono indagini sulla competenza, come dicono i pedagogisti, alfanumerica, cioè di lettura, di scrittura, di comprensione della scrittura e anche di calcolo elementare. Saper leggere un grafico, sapere che cosa vuol dire il 3% di 25, questo fa parte, fa parte dell'ABC che dovremmo possedere. A noi è capitato tempo fa che dei cari amici di una regione italiana, lui è primario di un ospedale e lei insegna in una facoltà universitaria, e avevano letto questo libretto in cui si racconta che gli studenti nel 1995, a un test fatto dall'Istituto Cattaneo, eccetera, avevano difficoltà a spiegare, cioè a rispondere correttamente alla domanda su 25, su un quadrato diviso in 25 quadratini, tre hanno un puntino nero, tre quadratini col puntino nero su 25, che percentuale sono? E poi c'erano le risposte: 0,2%, 36.000%, 1.400-300%, 12%, 86%. Buona parte degli studenti in uscita, diplomati da lì a un mese, del 95, non riuscivano a rispondere. Sempre in questo libretto sollecitato da Francesco Erbani, ho raccontato anche che qualche volta commetto l'errore, che a Conversano non sarà un errore perché tutti hanno la risposta in mente, commetto l'errore di fare questo esempio e di dire, beh, perché naturalmente voi conoscete la percentuale di 3 su 25, qual è? No. Ma soprattutto il primario di un ospedale, di un grande ospedale italiano, e una professoressa, mia collega, anche in qualche modo mia alunna, voglio prendermi tutte le proprio avvilirmi davanti a voi, mi hanno chiesto, ma ci dici qual è la percentuale? Non ce lo chiederemo stasera, lasceremo con questo. Vi dovete comprare il libro, esatto. La terza, ecco, per trovare la risposta. No, ma neanche lì credo, non mi ricordo. No, forse ma si dice. Si forse dice. Non so se c'è la soluzione. Nelle pieghe del discorso si dice. Perché si allora, rinvia un altro libro poi. Questo io credo di avere risposto. Sì, ti interrompo a questo punto, nel senso che mi sembra che tra le cose che hai detto una cosa che è molto interessante, cioè dal 51 ad oggi è cambiata, il livello di analfabetismo si è abbattuto, è cresciuta la conoscenza attraverso la scuola, e tra l'altro non è appunto in questo contesto poco notare che dal 51 ad oggi è cambiata anche la condizione economica, sociale di questo paese, appunto c'è stato lo sviluppo economico, come sapete, è diventato un paese con un livello di benessere non di tutti, perché ci abbiamo ancora oggi in Italia tante persone che non, però molto più diffuso di prima. E hai parlato della scuola, allora io prima di chiedere a voi se volete fare delle domande a De Mauro e quindi anche a chi gestisce i microfoni, chiedo se c'è poi un microfono volante o se usiamo questi. Volevo continuare il discorso a scuola riportandoti
da questo livello generale alla più brutale attualità. Stamattina su un grande giornale nazionale, ma che è anche un grande giornale del Nord, il Corriere della Sera, c'è in prima pagina un articolo che, sapendo che sarei venuto qui a parlare con te, mi ha colpito, mi ha incuriosito, il cui titolo è, lo firma Giovanni Belardelli, che è uno storico, "Scorciatoie", questo è il, "un tablet ai professori non salva la scuola", questo è il titolo. L'argomento sviluppato nell'articolo è sbagliato, non si capisce perché il ministro Profumo abbia intenzione di dare un tablet, cioè uno strumento attraverso cui io posso incamerare e leggere testi elettronici, agli insegnanti del Sud, e perché non quelli del Nord? Perché questa discriminazione nei confronti del Sud? Perché le scuole del Sud, gli insegnanti dovrebbero avere il tablet? No, si chiede Belardelli. Sapendo che venivo, ne ho chiesto alla mia collega che si occupa della sezione scolastica della casa editrice in cui lavoro, dice: ma c'è questo provvedimento del ministro Profumo per cui danno i tablet agli insegnanti del Sud? E dice: no, non c'è nessun provvedimento del ministro. È stata una dichiarazione che il ministro ha fatto qualche giorno fa. Allora, la domanda che ti volevo fare è questa. Uno, si parla, tu dicevi che ti hanno più volte chiesto, della riforma Profumo. Qual è sta riforma Profumo? Esiste una riforma Profumo? E appunto, secondo, il per polemica, non come... Parliamo della Gelmini, della signora Gelmini o signorina. No, lei ha fatto una serie coordinata di provvedimenti di cui diceva sono una riforma. Poi uno può dire non è una vera riforma, ma questo poveretto, chiedo scusa, il ministro Profumo, lui non è bocconiano, lui è al Politecnico di Torino, non ha fatto niente, nulla, non, neanche tranne una leggina un po' piratesca, cioè un articolo un po' piratesco infilato nel provvedimento della Spending Review, non ha fatto né leggi né niente. Allora, qui c'è un perverso, io mi dispiace, essendo di famiglia di giornalisti mi permetto di parlare male del giornalismo italiano, complessivamente, tranne le eccezioni, e qui c'è un perverso effetto dell'informazione giornalistica. Erano giovani giornalisti quelli che mi hanno telefonato dicendo ma com'è la riforma Profumo, c'è l'idea che fa un ministro della pubblica istruzione, fa le riforme, questo è. E quindi c'è un ministro, lei si è occupato di scuola, è stato anche ministro, quindi che fa? E questo è uno dei drammi, perché è vero che leggiamo poco i giornali. Ma se tu non mi interrompi, fammi ti dire che apparentemente siamo inchiodati alla percentuale di lettura di giornali del 1951. Perché quando fu fatta... Senti che, Tullio, che nel 35 i dati sono che sì, vendevano grosso modo 5 milioni di copie dei quotidiani, che sono esattamente quelle che si vendono oggi. Allora, 1935, c'è anche un dato più eclatante di questo. Nel 1955 un signore che si chiamava Ignazio Weiss, l'anno precedente, fu mandato da Adriano Olivetti, che era un altro di quei pochi che capiva che insomma i conti non tornavano nel profondo di questo paese, altro che spread culturale, cioè divario, divaricazione rispetto al resto dell'Europa, Spagna compresa oramai e Grecia compresa. Va bene, ma questo me lo riservo per dopo. Ma allora, voglio dire, nel 55 si vendeva in Italia una copia di quotidiano ogni 10 abitanti, allora come oggi, e veniva letto da 3 italiani su 10. Differenza su cui tento inutilmente di richiamare l'attenzione degli amici giornalisti.
da Eugenio Scalfari agli altri amici anche qui presenti stasera. Ma mi spiegate, ma vi chiedete, come mai? Perché che significava quel 3 su 10 del 1955? Se vi ricordate i numeri che ho dato, significava che tutta la popolazione che aveva fatto le scuole elementari, quindi quel 35-40% della popolazione che aveva fatto dalle scuole elementari in su, leggeva i quotidiani. Questo era. Quindi, non, di nuovo, i numeri da soli non parlano se non li mettiamo in relazione con il contesto in cui si trovano. Quindi, quel 3 su 10 significava che se fosse rimasto vero che tutti quelli che hanno almeno la licenza elementare leggono i giornali, se fosse rimasto vero, significherebbe che oggi dovremmo vendere 70 copie ogni 100 abitanti, 7 copie ogni 10 abitanti, anche di più, 8 ogni 10, cioè dovremmo avere un livello di vendita ai quotidiani pari a quello dei paesi del nord. Non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. Allora, questo dipende da fattori ambientali molto più generali. Ma ci fosse una qualche responsabilità del modo in cui sono fatti e stati fatti i nostri giornali? Io credo di sì. Prego. Dunque, c'è già una domanda, mi sembra fantastico, anzi due. C'è un microfono oppure deve prendere... Chi c'è qui? Non c'è nessuno del... Vabbè, allora forse poi... Sì. Buonasera, grazie. Professore, io mi chiamo Arturo Di Corinto, sono un giornalista, scrivo per Repubblica, ma siccome mi sono laureato e specializzato in psicologia, ho insegnato alla Sapienza e a Stanford in California. Lo devo dire perché... La domanda che le voglio fare è questa qui, mio figlio ha fatto il primo giorno di scuola ieri, non le sembra, io scrivendo ho avuto già modo di dire che questa vicenda dell'agenda digitale dove Profumo è particolarmente implicato è una bufala, mentre penso che questo bando sulle smart cities sia un pannicello caldo, penso che il ministro Ornaghi ai beni culturali non sta lavorando bene e così via. Però in particolare le volevo chiedere una cosa, non le sembra una scempiaggine pensare di portare le lavagne luminose, i tablet nelle scuole dove non ci sono più gli insegnanti di sostegno, dove non si pagano più i bidelli, dove non si capisce, dove c'è il maestro unico, la riforma Gelmini, eccetera, eccetera. Questa è la domanda. E secondo, che ci può illuminare sugli effetti cognitivi di questo nuovo modo di intendere la formazione e lo studio che si basa sul multimedia e quindi anche su un tipo di fruizione dei contenuti che è più veloce rispetto alla modalità di fruizione del libro e quindi della lettura che è introspettiva, eccetera. Ci può dire qualcosa su questo? Grazie. La prima è una domanda retorica, almeno no, insomma, penso che lei la fa per questo. Sì, mi pare una scempiaggine. Però ha un forte effetto giornalistico e televisivo. E probabilmente, mi dispiace perché io sono femminista charnè, ma erano tutte e due donne le giornaliste, mi dicevano, ma la riforma Profumo. Però tutti pensano che Profumo stia facendo delle cose, perché fa degli annunci, ha imparato la lezione. E la sfrutta da maestro, no, forse non se ne rende neanche conto. Lui fa annunci, i giornali ne parlano, c'è questo fatto, le scuole del sud si riempiranno, ma di che? No, la cosa surreale è che si innescano già le polemiche. E si innescano le polemiche, certo. Cioè, certo, nulla c'è già, certo, la polemica. Vabbè, questo Umberto Eco lo ha spiegato prima, e poi quello polemizzerà con l'altra polemica. Ci perderemo il fatto che all'origine c'era una conversazione di Profumo che diceva farò questo
e non ha i soldi né la voglia di farlo in realtà, e non lo farà. E questo è un conto. Che cosa potrebbe fare un ministro della pubblica istruzione in ordine alla informatizzazione del sistema dell'istruzione in Italia? Beh, molto. Dotare, perché se io porto dei computer nelle scuole e non le collego tutte, o non collego quella scuola con la banda larga, cioè se poi devo stare 3 ore per avere la linea e per vedere una schermata di computer, sono soldi inutili che rischiamo di spendere, perché poi la pressione dell'industria produttrice di computer è: compratemi i computer, i tablet, eccetera. Allora, punto primo, banda larga. Questo ha un costo, una piccola fondazione con una piccola dotazione del Comune di Roma e della Regione Lazio, e ha fatto un sacco di lavoro per la diffusione della banda larga nelle scuole di Roma, e adesso sta passando ad altre regioni, perché fa le cose, non dice di farle. Con il che le ho già però in qualche modo detto che a mio avviso sono strumenti ormai sperimentatamente potenti di incremento delle possibilità di apprendimento e di studio e di insegnamento, tutti quelli che si avvalgono del supporto informatico. E ormai lo so, siccome ci sono persone illustri che hanno insistito negli anni, ci rende stupidi addirittura, no? la tecnologia informatica. E allora, ormai anche qui abbiamo stratificato una serie di lavori, di studi, poco anche in Italia, ma soprattutto fuori d'Italia, che ci dicono che non è vero, e che è un moltiplicatore importante avere una classe informatizzata in cui si lavora, per un insegnante bravo, perché abbiamo il controesperimento, abbiamo il caso peruviano, in cui le scuole sono state dotate di tecnologie informatiche, ma gli insegnanti sono del tutto impreparati e incapaci di gestirle, e le cose stanno andando male, anzi peggiorano sono andate peggiorando negli ultimi anni, finché non hanno capito che c'era un problema di qualità e formazione degli insegnanti a monte rispetto al dargli i tablet, eccetera. E questo certamente c'è anche in Italia, non è che probabilmente, se mai avremo un governo che vorrà occuparsi di scuola, certamente questo governo si dovrà porre il problema di portare davvero la informatizzazione nelle tecniche di insegnamento, di studio e di apprendimento delle scuole, e certamente si dovrà porre il problema di dove stanno gli insegnanti italiani. Appartengono al 45%, è ottimistico, al 38-40% della popolazione che usa in modo intelligente il computer, o al 60% che o non lo usa, per più della metà, oppure lo usa per fare giochettini e non sa farci altro. Ecco, allora, posso? Gli insegnanti dove si collocano? Vanno portati tutti tra quelli che sanno usare in modo intelligente il computer, perché lo possono sfruttare. E quanto alla cognitività, e perché dovrebbe danneggiarci se è usato per leggere più comodamente, più facilmente, testi che sono sparsi nelle biblioteche del mondo e che posso avere in quanto pesa quello che dovrebbe essere il mio, che poi è usato in realtà in casa da altri, diciamo. Ecco, peserà 200 grammi e dentro c'è tutto. Allora, un
bravo insegnante, un bravo ragazzo, un bravo studente che doveva faticare, girare per le biblioteche, trova lì tutto. Però c'è un tema, Tullio, che è un tema molto difficile, e cioè se uno va su Wikipedia e cerca Tullio De Mauro, trova una pagina così fatta. Da una parte c'è una bellissima foto, dire molto bella, sorridente, di De Mauro che abbraccia Giorgio Napolitano, con scritto Tullio De Mauro a destra, giustamente perché si potrebbero, salutato da Giorgio Napolitano in occasione della vittoria, qui non dice di chi, la tua, al premio nazionale Presidente della Repubblica presso l'Accademia dei Lincei. Poi c'è una voce così strutturata, si dice prima di tutto Tullio De Mauro, Torre Annunziata 31 marzo 32, è un linguista italiano. Poi c'è biografia, e ci sono tutta una serie di dati a partire dal fatto che hai frequentato il liceo Giulio Cesare, fino giù al fatto che si cita tuo fratello Mauro De Mauro, giornalista ucciso dalla mafia, e tuo figlio Giovanni De Mauro, direttore della rivista internazionale, e poi si passa a un'altra sezione intitolata Contributi politici, dove si parla del fatto che hai fatto parte del Consiglio regionale del Lazio, e poi si dice è stato ministro della pubblica istruzione, si dice ha presieduto Mondo Digitale, fondazione del Comune di Roma, e poi ha collaborato a giornali settimanali. Ora, qualificare la tua presenza nel governo, per esempio, come contributo politico è già una scelta. Quel governo a cui tu facesti parte, che è il governo Amato, credo ti scelse, in realtà mi pare, o si può sostenere questo, diciamo, poi magari non tanto per la tua caratura politica, ma per la tua competenza, appunto era una persona che di scuola si occupava, quindi è una scelta che fa Wikipedia, e questo è normale, è logico, tutti noi facciamo scelte, il problema è chi la fa? Cioè allora, quando io leggo un libro, o per esempio compro un manuale scolastico, quel manuale che leggo e che magari dice cose assolutamente che non mi convincono, sbagliate, ha un autore. Io me la prendo con quell'autore o leggo quelle parole sapendo che quello è l'autore e capisco chi è. L'ha detto Tullio De Mauro, è diverso che se l'abbia detto Profumo. So che Tullio De Mauro è una persona di una certa generazione, formazione, orientamento. Ma quando vado su Wikipedia, è uno strumento fantastico naturalmente, è quello che quando muore uno scrittore la sera stessa c'è la data di morte, aggiornatissimo, fantastico. Però il problema è, chi ha pensato, chi ha deciso che il ministro, il fatto che Tullio De Mauro fosse ministro è un contributo politico, che distacca dal fatto che sia per esempio professore di linguistica, eccetera. Chi lo ha deciso? Come devo leggerla quella frase? È un'autorità obiettiva? È una cosa che viene dall'alto? È una legge divina, è una scelta chi l'ha fatto? E non saperlo, e il fatto che, come si dice, tutti lo fanno, è un'aggregazione collettiva, a me personalmente crea un problema, e credo che lo crei soprattutto a gente che lo prende come oro colato, magari che non ha altri strumenti, e non sempre si può confrontare quello che leggiamo su Wikipedia con altri strumenti, non sempre abbiamo il tempo e la possibilità di farlo. Non perché facciano errori, non è questo, però non è che sia sbagliata la data, adesso intendiamoci, quasi sempre è giusta. Il problema è che basta pochissimo, basta mettere in graduatoria una cosa, eccetera, e cambia tutto nella lettura. Questo come lo valuti tu? Il problema dinanzi al quale ci troviamo è che quel che era la fesseria di un libro, che da un libro poteva passare a quello di un altro autore, ma poteva anche restare lì, e poi ci poteva essere un recensore che diceva state attenti, in quel libro c'è una fesseria, e questa recensione veniva letta dagli autori di altri libri che quindi avrebbero tenuto a bada quella fesseria. Ecco, le tecniche, diciamo, di controllo della diffusione dell'informazione attraverso la stampa, le tecniche che abbiamo elaborato, non senza difficoltà e non senza cadute, perché naturalmente se il dizionario enciclopedico italiano dell'enciclopedia italiana dice alla voce
alcol, scrive alcol, o alcole, meno italiano, alcol, con una sola, che ormai usiamo comunemente. Beh, caspita, se non faceva tradizione e se non pesava, meno italiano, che vabbè, comunque. Quante implicazioni aveva? E quella sede era una sede, beh, vediamo che dice l'enciclopedia, insomma, dice che alcol è meno italiano, di alcol è, vorrei disinfettarmi con l'alcol o con l'alcol, insomma, vabbè. E per Marchino, lasciamo perdere, ci sono vecchie storielle, barzellette, certo. Allora, quindi dico anche l'informazione scritta poteva avere degli effetti gravi. Però c'è un responsabile. Però, sai, l'enciclopedia. Ah, sì, sì, beh, il direttore dell'enciclopedia, il presidente dell'istituto dell'enciclopedia, vabbè. Qual è il problema? Che la potenza, cioè la potenza di fuoco di Wikipedia è enorme, questo è chiaro, tutti possiamo accedere, cioè tutti, il 40% della popolazione italiana può accedere davvero e accede continuamente a questa informazione e la diffonde. E nel mondo, diciamo, siamo a percentuali, a miliardi di persone. Quindi la diffusione di un accento in senso proprio o di un accento politicamente, in senso metaforico, sbagliato, è devastante. Però Wiki nasce proprio nella fiducia della cooperazione corale, che con la pagina scritta non è possibile. Francesco ci sta provando, Francesco Antinucci, chiedo scusa, se vedete, questo è uscito già in libreria, cosa pensano gli americani e perché sono così diversi da noi, il tentativo di Francesco Antinucci, che è un pioniere in tante cose, in questa, è quella di avere un libro costruito, però il libro era stampato, è vero che è restato in rete, spero. E quindi c'è l'ebook, si potrà un po' alla volta correggere, ma insomma la stampa pone dei problemi e anche gli ebook possono porre problemi di rapidità. Wiki significa che dobbiamo abituarci alla collaborazione. E allora, tu hai in casa editrice, se tu non lo sai fare, chi può accedere a Wikipedia e dire ma perché dite questo? Allora io te lo dico per esperienza, perché in una redazione precedente, in una prima redazione del, non sono molto amato da chi ha fatto, allora diciamo da chi ha fatto il primo impianto della voce. Lo so, insomma, lo so. In un primo impianto, io non me ne ero accorto, insomma, in un primo impianto io figuravo come un capo terrorista. Sì, sì. Contributi politici. Ha appoggiato, insomma si diceva, appoggiato il terrorismo, che, i gruppi terroristici che hanno assassinato Calabresi. Allora qualcuno ha protestato, allora sono andati a tirare fuori, non so se è rimasta traccia ancora, c'è l'appello. Ecco, l'appello che venne firmato in, da 700-800 persone, che si aggiravano tra Milano, Roma, eccetera, contro, attenzione, povero Calabresi non c'entra per niente, contro un pretore di Torino che voleva sospendere le pubblicazioni di Lotta Continua nel 72, accusando Lotta Continua di fomentare
rivolta armata contro lo Stato e quindi si doveva chiudere il giornale. Allora, in tanti firmammo un appello dicendo che secondo noi era sbagliato e che se l'accusa era quella di che Lotta Continua incitava, il giornale Lotta Continua incitava la rivolta armata, anche noi ci rendevamo corresponsabili di questi reati. Lotta Continua non fu chiusa e poi la storia è andata avanti. Allora, però la presentazione di questo bastava una virgola, no, non era tuttora è poco contestualizzata, ma veniva fuori attività politica del professor De Mauro e ha appoggiato i gruppi terroristici e via. E questo però qualcuno, l'interessato non può, credo che io sappia, non può intervenire su cose che lo riguardano, e qualcuno lo ha corretto. Qualcuno ha corretto anche, perché allora poi sono andato a vedere quando ho scoperto questa cosa e poi non sapevo che cosa fare, e poi qualcuno ci ha pensato evidentemente, gentilmente, sono andato anche a vedere che cosa, però vedi qui, no, anche altre cose e i conti non tornavano, insomma. Bene, io penso che... Però si possono correggere, capito? Si può correggere, vabbè, questo è importante. Dunque, Filippo Giannunzio mi dice che c'è ancora 5 minuti di tempo, c'era un signore che voleva fare una domanda molto breve. Sì, sì, velocissima. Io mi chiamo Enzo Verrengia, scrivo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, però faccio altre cose, tra cui il traduttore. Nel 1993 tradussi un libro per l'editrice Nord di Milano che si chiama La spiaggia d'acciaio, dove tra le varie cose si prevedeva l'utilizzo di quello che oggi chiamiamo tablet, no? Lo scrittore di questo libro si chiama John Varley, lo chiamava all'epoca, 1993, newspad, cioè blocco notizie. Io lo tradussi così in italiano, oggi forse farei infoblocco, non lo so. Comunque, lui ipotizza una società futura americana in cui al massimo grado di acculturazione, di benessere, corrisponde il più basso grado di alfabetizzazione. Cioè il newspad è l'indice di una società che, pur avendo il massimo grado di tecnologia, di benessere di tipo welfare, ha praticamente abolito l'utilizzo della parola scritta nella comunicazione interpersonale. Lei antropologicamente non vede la possibilità che ci sia questa corrispondenza di curve, cioè tra massimo benessere e minimo di alfabetizzazione, nel tipo di direzione che stiamo prendendo noi occidentali? Più vecchio di lei, è legato a letture più vecchie. Nel 1927 Aldous Huxley scrisse Mondo Nuovo, che sviluppa esattamente questa profezia nei dettagli, e alcuni dei quali sono abbastanza impressionanti. Quando vedo gli operatori ecologici con la casacca verde, mi ricordo chi ha letto questo bellissimo romanzo di Huxley, devo dire, bellissimo indipendentemente dalla profezia. Immagina questa società divisa in cui tutto è pianificato, tutto. E naturalmente le nascite sono regolate e si producono 5 tipi di individui. Il governo mondiale provvede a produrre 5 tipi di individui, gli alfa plus e alfa, poi beta, gamma, delta, epsilon minus. Gli epsilon minus sono, si è detto, sono quelli che oggi chiameremmo o crediamo di poter adibire al servizio di operatori ecologici. Non so qui come li chiamate, come io conosco i vecchi nomi di un tempo si chiamavano spazzini, monnezzari. In realtà qui il nome, beh, no, era quello più dei vigili che non degli epsilon minus, vabbè, che almeno io ho imparato, perché io sono di famiglia paterna foggiana, quindi esperto di alcune movenze dei dialetti locali, ma forse più i vigili che non gli spazzini si chiamavano guardia pisciazza, non so se il nome è sopravvissuto nella tradizione,
ma ecco, epsilon minus e poi fino agli alfa plus. E l'idea era quella di un benessere generalizzato. Dove tutti hanno tutto ciò di cui sono programmati ad avere bisogno e desiderio, perché attenzione, nessuno desidera e circola solo ai diversi livelli quel tanto di informazione scritta che il grande governatore consente. E quindi la possibilità c'è, e tutti guardano la televisione, sono tutti drogati un po', insomma, con droghe di vario tipo, e tutti vivono felici sostanzialmente, tranne un gruppettino, ma insomma, se no non ci sarebbe storia. E quindi la possibilità c'è. E per questo che io credo che si debba sempre fare quella piccola aggiunta che crescono non solo i redditi, ma i livelli e modi di partecipazione alla vita politica dei paesi. E credo che quello sia il grande obiettivo per cui vale la pena lavorare per la crescita dell'istruzione, della cultura e dell'informazione scritta, tutta quanta, senza censure. Bene. Io credo che possiamo chiudere qui, siamo stati rigorosamente nell'ora, però dato che tra l'altro Tullio ha parlato di dialetti locali, io volevo pregare Gianvito Mastroleo, con cui ci abbiamo complottato prima, perché esiste una pubblicazione che volevamo dare a Gianvito Mastroleo della Fondazione Di Magno, che organizza questa manifestazione, e ringrazio Gianvito come tutto il gruppo di ragazzi, e pregare di venire su e dare a De Mauro una pubblicazione che ha come titolo Dizionario della parlata di Conversano, conversanese, quindi diciamo mi sembra un una chiusura degna della, anche perché molto. Appunto la lingua non, italiana non presuppone la scomparsa di no grazie. Professore, questa è una generosa bugia di Giuseppe la Terza. Quale delle molte cose che ha detto? No? Perché in effetti il libro lo ha trovato lui, e lo poteva trovare solo lui, e lui generosamente mi ha voluto mettere a parte di questo omaggio a lei. Però io le voglio dire un'altra cosa. Filippo Giannuzzi prima le ha detto che la città l'aspettava. In effetti voglio dire qualcosa di più, che noi l'aspettavamo già dall'anno scorso, lo so. Perché abbiamo aspettato 2 anni, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, e l'attesa in verità è stata ampiamente ripagata. Grazie mille. Allora. Ringrazio. Voi sapete che non lontano da qui a Monopoli c'è stato un grandissimo studioso locale che ha fatto questo bellissimo dizionario della parlata di Monopoli, lavorando negli archivi, ha fatto un lavoro veramente esemplare per chi fa l'accademico e lo studioso di professione, veramente bellissimo, quindi spero che questo arricchisca questa produzione, punto primo. Punto secondo, io vi chiedo scusa, ho accumulato un po' di anni, diciamo. E ho fatto moltissimo il commesso viaggiatore, e cerco di spiegare. Lo mandiamo. Ho fatto tantissimo il commesso viaggiatore, in modo spericolato, andando a Firenze, poi la sera a Pisa, il giorno dopo a Arezzo, poi tornare. Questo oramai mi pesa un pochino. No, il libro no, me lo tengo, quello non mi pesa. Mi pesa però perché quando mi dite ma è solo un'ora, è solo un pomeriggio,
non so se questo verrà registrato in modo che poi lo posso usare in altre occasioni a mia tutela. Per me significa due giorni di rimbecillimento successivo. Poi. Allora non me li posso permettere, perché l'editore aspetta un mio libro da tempo, anzi ne aspetta due in questo, ne aspetta due in questo momento. Deve sapere che se mi manda in giro per i presidi del libro, a me fa un enorme piacere e vedo amici, eccetera, nuovi, vecchi, però il libro poi ritarda di altrettanti giorni. Però per lei sono due giorni di rimbambimento, ma per tutti noi quell'ora lei non può immaginare. La ringrazio. Grazie.